Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore è giunto a Caltagirone per inaugurare l'apertura di una sede del movimento politico. I principi secondo cui delineano il profilo della linea politica di tale movimento pongono alla base dello stesso i diritti per la famiglia, lo Stato di diritto e la regolamentazione dei flussi di immigrazione in Italia. Roberto Fiore nel corso del suo intervento ha tracciato un'analisi dettagliata alla luce delle ultime manifestazioni di protesta a partire dalla Sicilia allargatesi in Italia, chiarendo il ruolo di Forza Nuova nel contesto del movimento dei Forcon. Il tutto avviene in un momento molto particolare per la Sicilia e Forza Nuova non si vergogna e non ha nessun problema a dire che è stata a fianco del movimento dei Forconi. Ieri ho avuto una conferenza a Marsala assieme a Martino Morsello ed altri esponenti dei Forconi. Abbiamo parlato di temi importantissimi come la moneta di popolo, che secondo noi è il modo in cui si verrà fuori dalla crisi in Sicilia e in Italia. A Caltagirone sono giunti anche Giuseppe Bonanno Conti, rappresentanti provinciali e comprensoriali di Forza Nuova, Pietro Paolo Mezzina e Salvatore Alba, oltre a Gioacchino Basile, che da ex comunista è adesso traghettato come candidato sindaco indipendente alle elezioni amministrative di Palermo. Allora noi dobbiamo cominciare a indicare i palazzi del potere, anche alle procure di Palermo, dove sono stati traditi Borsellino, dove sono stati traditi Falcone, e noi ci batteremo affinché la verità sulla strage di Via D'Amelio venga fuori, perché il momento della strage di Via D'Amelio è nel cuore marcio della Procura di Palermo, dove alcuni procuratori hanno avuto la necessità di farsi largo sul cadavere di Borsellino per difendere gli affari delle partecipazioni statali, della Confindustria, dei partiti e del sindacato tutto.